Quando col preside abbiamo pensato all'inaugurazione, ci siamo detti che il nostro biglietto di ringraziamento più grande erano gli studenti, nel senso che vedere degli studenti così entusiasti per un ambiente di lavoro indicato per questo tipo di didattica, piuttosto che degli studenti che hanno avuto la possibilità, che è rara nella scuola, di vedere un proprio progetto che spesso rimane astratto, invece concretizzato, secondo me è una grandissima cosa. Quindi io vi ringrazio nominalmente tutti gli sponsor, adesso vi passerò la parola, però il ringraziamento, il biglietto più grande secondo me è stata la presentazione dei ragazzi. Passo la parola a Laura. Io ho sentito tante verità e posso giurare che era veramente la verità, perché io sono stata insegnante dal 75 al 97, e giustamente già negli anni 90 c'era tutto questo fermento per le attività legate al computer, a internet e a quello che adesso è il pane quotidiano. I ragazzi, lo spirito che anima questi ragazzi era presente anche nei ragazzi del 75, quindi è un lavoro di sinergia tra le vecchie generazioni e le nuove, perché il liceo scientifico ha questa caratteristica, quella di dare un marchio di fabbrica. I ragazzi non sono solo studenti, ma li vediamo crescere e cerchiamo di inserire nella loro educazione anche un po' del background che ha sempre caratterizzato questa scuola. E la cosa più bella è proprio vedere che anche nelle nuove generazioni non vedo niente di diverso rispetto a quello che vedevo in Facchetti, in Massa e in tanti ragazzi che sono qui adesso. Io per ancora qualche anno farò parte della fondazione della comunità dei Bergamaschi, che ha contribuito alla creazione di quest'aula, e sempre per restare nel tema che la Bressani stava portando avanti, in tutti i progetti presentati quest'anno il liceo scientifico è arrivato secondo nell'aver messo in pratica la teoria e la tecnica del risparmio, vale a dire hanno presentato un progetto di un certo spessore economico, e poi secondo lo spirito che la fondazione sta cercando di inculcare in tutti coloro che chiedono aiuto, è di riuscire poi a coinvolgere il territorio e gli sponsor privati o altri sponsor pubblici per poter risparmiare e far sì che il progetto sia veramente un progetto del territorio. Quindi il liceo è arrivato al secondo posto veramente nei 400, 500, 600 progetti che sono arrivati. Il liceo è ricco di attività. Vi prego, insegnanti, datevi da fare, perché effettivamente i ragazzi meritano che con queste attività, che sono condivise da genitori, da docenti, da personale ATA, da ex alunni, dagli alunni stessi, il liceo può continuare a vivere e a essere la realtà più importante di questo territorio, di Treviglio, di Caravaggio, soprattutto di Caravaggio, visto che è l'unica scuola superiore che ha. Quindi io vi abbraccio tutti perché vi amo. Il secondo sponsor che chiamo, che non è solo uno sponsor economico, ma è qualcuno che si è sporcato proprio le mani, infatti a me viene da sorridere a chiamarla qua ufficialmente, nel senso che siamo andati all'IKEA insieme, abbiamo proprio fatto tante cose insieme, è la presidentessa del comitato dei genitori. Dell'associazione genitori, buongiorno a tutti. Sì, come ha detto lei, abbiamo fattivamente aiutato anche nell'acquisto, nella realizzazione, e è bello perché il fermento che c'è a scuola comunque traspare, e noi cerchiamo di portarlo ai genitori, che ringraziamo sempre per il supporto che ci danno, e non ultimo naturalmente il supporto della Sonzogni Camme, che ci ha permesso fattivamente di partecipare al bando, perché senza lo sponsor... La signora Blini che cerca di far finta di niente, ma io la chiamo qui, perché senza il supporto, cioè senza l'impegno economico della Sonzogni Camme, non avremmo comunque potuto partecipare al bando, perché era richiesto, era proprio una cosa richiesta dalla fondazione, quindi fondazione da ringraziare, e anche la Sonzogni Camme sicuramente,
e noi genitori, perché vabbè, abbiamo fatto la nostra parte. L'ultima persona che volevo chiamare è la signora Nadia Blini, perché ha avuto la sensibilità da genitore di saper tradurre in uno sponsor aziendale comunque una nostra grande necessità. Grazie mille. Sì, vabbè, non c'era bisogno. Diciamo che fondamentalmente come azienda crediamo nella cultura, crediamo nell'educazione, crediamo nell'innovazione. Quando le scuole chiamano possiamo solo rispondere. Io, come diceva, sono anche mamma, sono genitore di un ragazzo che è uscito l'anno scorso, di un altro che c'è dentro attualmente in seconda quest'anno, e vabbè, quello che si può fare per i nostri ragazzi è scontato che si fa. Grazie, grazie a tutti voi per l'impegno che mi siete fatti.